Ma io penso che quando si vuole cambiare qualcosa bisogna aspettarsi le critiche, perché la cosa più semplice è non fare niente, no? È far finta di niente, ignorare il problema e nessuno quindi reagisce. Ma io non potrei accettare di fare questo, perché ritengo intanto di avere una responsabilità come donna verso le altre donne e per di più una responsabilità aggiuntiva in quanto appunto oggi rivesto una carica istituzionale, quindi se io non lo facessi tradirei il mio essere donna nel non farlo. Quindi è mio dovere farlo, è mio dovere sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione, che per me è femminile a 360 gradi, non è solo il linguaggio, è anche il linguaggio. E se poi ci sono delle critiche che vengano, che arrivino, non importa, non mi soffermo sulle critiche, non mi interessa. L'importante è sollevare la questione e riuscire poi concretamente a fare qualcosa che vada verso la direzione del cambiamento.